L'appuntamento del Rally della Lanterna, gara valida per il campionato italiano Aperol, era inteso soprattutto come un ulteriore scontro e confronto tra Pier Giorgio Deila, Piero Longhi e Andrea Ghini. E così è stato una volta di più anche sulle speciali in asfalto dell'entroterra ligure. Tra il pilota della scuderia Astra e quello della Grifone Esso in particolare, il testa a testa è iniziato al Rally del Ciocco, vinto da Deila, che è proseguito ad Aosta e lì era stato Longhi ad avere la meglio, come pure al Targa Florio. Ed ora a Lanterna, Pier Giorgio Deila ha preceduto in classifica finale Piero Longhi di soli 19 secondi, dopo davvero una bella battaglia. Andrea Ghini, poi, di volta in volta si inserisce prepotentemente nella lotta tra i due, riuscendo a centrare quasi sempre un buon piazzamento, se non addirittura a vincere, come è stato al Rally del Salento. Ma tornando al vincitore del Rally della Lanterna, Pier Giorgio Deila, è un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni. In più occasioni ha infatti dimostrato di possedere le carte in regola per diventare un campione a tutti gli effetti e potersi inserire a breve nell'emisfero del rallismo mondiale. Questo è senza dubbio il suo obiettivo e comunque Deila rientra tra i piloti seguiti più da vicino dall'ABAR, ma direttamente dall'Astra, che bisogna dire si prodiga anche in questa stagione in svariati programmi su più fronti: il campionato italiano, l'Aperol, il Totip, mondiale o spagnolo su terra con la Super Delta, dando però a Deila sempre la priorità assoluta. Non a caso quindi si può dire che quello di Deila a Lanterna sia stato un successo astrale in un campionato italiano Aperol con protagonisti così validi. Attualmente al comando Longhi, seguito da Ghini, e terzo è Pier Giorgio Deila.